Salve a tutti ragazzi. Allora, aggiornamenti dall'Apple Developer. Cosa ho scoperto oggi? Ho scoperto che la Apple allo sviluppatore paga anche l'update. Quindi all'acquirente non costa nulla perché l'update non si paga. Ma invece allo sviluppatore l'update viene pagato. E adesso vedremo il perché. Se andiamo al Payments and Financial Reports, come potete vedere, pagamenti. Mi è stato effettuato il mio primo pagamento di 111,24 euro sul conto in banca, vabbè, Banca Popolare, quella in Basilicata, su questo conto corrente, che è quello di mia, che noi utilizziamo per farmi arrivare questi soldi. Andando a contare le vendite che in pratica sono state fatte, dovevo essere pagato solamente 84 euro. Ma adesso andiamo a vedere perché non sono stato pagato solo 84 euro. Come ho detto prima, la Apple paga anche i pagamenti, paga anche gli aggiornamenti. Quindi, se andiamo a weekly, mi hanno pagato per queste 4 settimane del mese di, appunto, di aprile. Allora, andiamo a vedere. Se ne facciamo 9 più 10 più 74 più 86... Sì, più 86, più 2, più 74, sono 179 vendite, queste 4 settimane. Se ne andiamo a fare per 0,48 centesimi, arriva solamente 85,92 euro, ma se ne andiamo ad aggiungere gli updates, quindi 179 più 51 updates, già l'ho contati prima di fare il video. Come potete vedere, queste 2 settimane sono 51 updates. Vi posso far vedere. Arriviamo a 230. Per 0,48 arriviamo precisamente ai pagamenti che mi sono stati effettuati. Non è manca un euro perché ovviamente è proprio la trasfusione dei soldi. Cioè, non è che proprio, per esempio, 7 AUD mi sembra che esistono, non mi ricordo. Non è che debbano per forza essere precisamente 48 centesimi. Possono essere qualcosa in più, capito? Quindi, essendo qualcosa in più, mi è stato aggiunto quell'euro. Quindi, ragazzi, questo è l'aggiornamento che vi volevo fare. Quindi, Apple paga anche gli aggiornamenti. Questo è tutto e alla prossima con un nuovo video. Ciao, ragazzi!